L'inceneritore di San Zeno, o termovalorizzatore, è stato negli ultimi anni al centro del dibattito sulla questione rifiuti. Il culmine della dialettica, anche politica, si era raggiunto quando si parlava di un suo eventuale raddoppio. Poi è intervenuta la crisi, la produzione di rifiuti urbani assimilati nel territorio aretino è scesa notevolmente negli ultimi anni. Basta leggere questi dati. Nel 2008 erano 208.552 le tonnellate di rifiuti urbani ed assimilati totali. Da lì è iniziata una inesorabile decrescita. Si è passati ai 205.000 e rotti nel 2009, poi c'è stato un picco di nuovo di crescita nel 2010, per poi calare notevolmente dal 2011 fino al 2015. Passando da 210.552 a 192.737. Nel 2015 è stata prodotta nelle province di Siena ed Arezzo all'incirca la stessa quantità di rifiuti urbani totali del 2003. Altra cosa è la produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, quelli che finiscono nei cassonetti grigi. Si è ridotta del 13,63% sempre nel periodo 2003-2015. Partendo da questi dati, Fausto Tenti, segretario uscente del Partito di Rifondazione Comunista, si è cimentato nel redare un progetto di scenario virtuoso con piano straordinario per la dismissione e spegnimento dell'inceneritore di San Zeno. Secondo una sua proiezione, infatti, tra qualche anno l'impianto di Arezzo potrebbe essere dismesso con l'assunzione contemporanea di 250 operatori ecologici per l'attivazione generalizzata del sistema di raccolta porta a porta. L'idea di realizzare questo studio è venuta dalle mie osservazioni che presentai nel 2014 al Piano Regionale Rifiuti della Toscana. Nel corso della quale presentazione appunto pensai che quel piano aveva delle pecche, aveva delle problematiche che io ebbi occasione di sollevare proprio con l'assessore Bramerini e poi presentai appunto al Consiglio regionale. Loro avevano previsto tre scenari di produzione dei rifiuti al 2020. In questi scenari, nel primo si prevedeva un sostanziale ampliamento della produzione di rifiuti, cioè un incremento esponenziale della produzione di rifiuti come nei primi anni 2000. Nel secondo scenario avevano previsto un incremento della produzione di rifiuti però un pochino più basso. Nel terzo scenario avevano previsto invece al 2020 una sostanziale stabilizzazione della produzione di rifiuti come lo era appunto nel 2012. Però i tecnici, giustamente da esperti, perché la regione si serve giustamente di esperti, avevano fatto una specie di sottoscenario al terzo. Questo sottoscenario al terzo prevedeva l'implementazione e l'attivazione di politiche vere di prevenzione della produzione dei rifiuti, l'attivazione della tariffazione puntuale in tutta la Toscana, politiche di deassimilazione, perché noi sappiamo che la Toscana è una delle regioni dove c'è la produzione pro capite più alta di rifiuti urbani e assimilati, proprio perché c'è una grandissima e un po', diciamo, ridondante assimilazione che porta alla produzione di rifiuti pro capite molto alta. E quindi questo sottoscenario attivava queste politiche che avrebbero provocato una riduzione abbastanza sostanziale di circa il 12% della produzione di rifiuti al 2020. Naturalmente questo sottoscenario fu subito cancellato dalla testa della giunta regionale, nonostante le mie rimostranze, perché gli faceva saltare alcuni impianti di incenerimento che erano previsti da vecchi piani straordinari o da vecchi piani provinciali. Naturalmente da quel punto di vista non potevano permettersi una cosa del genere, per cui le mie osservazioni furono respinte. Io non ho inventato niente, ho preso questo sottoscenario della regione, l'ho messo a disposizione del subambito di Arezzo e Siena, ho fatto una semplice simulazione di produzione dei rifiuti dal 2015 al 2022, partendo dalla riduzione spontanea che c'è stata a causa della crisi dal 2008 al 2015. Ho preso questo sottoscenario regionale, ho simulato questa produzione di rifiuti in riduzione del 12% da qui al 2022 e ho verificato che per il subambito di Arezzo e Siena l'impianto che risulta essere più nuovo, con una linea inaugurata nel 2009, quello di Poggi Bonzi, sempre del subambito Arezzo-Siena, è più che sufficiente per termovalorizzare i rifiuti
di Arezzo e di Siena. Verrebbe fuori una quantità di rifiuti termovalorizzabili e inceneribili di circa 50-51.000 tonnellate, che renderebbe più che sufficiente l'attuale impianto di Poggi Bonzi, che, ripeto, rispetto a questo, nonostante questo sia stato ammodernato, sia stata fatta diverse volte un'operazione, diciamo, di ammodernamento, di applicazione delle migliori tecnologie disponibili per quanto riguarda l'abbattimento degli inquinanti in uscita, però di fatto è un impianto del 99. Quello di Siena, di Poggi Bonzi, essendo del 2009, facendo parte dello stesso ambito, è molto più moderno e nuovo, e con 50.000 tonnellate, avendo una potenzialità autorizzata di 71.800 tonnellate l'anno, potrebbe servire benissimo il subambito di Arezzo e Siena. Per quanto riguarda i viaggi di camion di rifiuti, non sarebbero molto più lunghi, perché la Val di Chiana Aretina e il Val d'Arno, per esempio, non è che distano tantissimo da Poggi Bonzi rispetto a San Zeno. Con questo piano sarebbe possibile nel 2022 dismettere, spengere l'inceneritore di San Zeno in una zona che sappiamo essere a rischio, perché lo studio Life Più ha dimostrato una insorgenza di malattie e di ricoveri ospedalieri correlati all'inquinamento atmosferico, che non sarebbe male poter arrivare alla dismissione. Chiaramente non dico che nessuno pensa che i dipendenti attuali che lavorano all'inceneritore di San Zeno vadano licenziati, perché è previsto nel piano straordinario e è previsto anche dal piano d'ambito e anche dagli studi di AISA di costruire un digestore anaerobico, che è un impianto molto più piccolo e meno impattante, che recupera biogas, che recupera appunto dai rifiuti biogas in ambiente, appunto, in assenza di ossigeno, che potrebbe utilmente riallocare e rioccupare tutti gli attuali dipendenti di AISA Impianti. Verrebbe comunque da chiedersi, visto che nessuno vuole rifiuti di altre province, perché quella di Siena dovrebbe accollarsi i rifiuti di Arezzo? Ma perché? Semplicemente per quel motivo che ho detto. Questo è un impianto che, seppur controllato e riammodernato, è un impianto che ha visto la luce nel 1999. Quello di Poggi Bonzi, la linea attuale del 2009, ha le più recenti tecnologie che sono disponibili sul mercato per l'abbattimento degli inquinanti, fa parte dal punto di vista legislativo e normativo del nostro ambito, quindi non è che si va, come fa Firenze, l'area metropolitana di Fiorentina, che viene a scaricare i propri rifiuti o a Poderota, o va alla discarica di Pisa, oppure va anche al termovalorizzatore di Poggi Bonzi. Visto che l'inceneritore di Poggi Bonzi è sottoutilizzato e magari ci vengono rifiuti da fuori ambito, non vedo per quale motivo, essendo appunto nella nostra zona, non potrebbe essere utilmente adoperato dalla zona dell'Aretino, visto che l'ambito è il medesimo. Questo progetto di scenario virtuoso però potrebbe essere messo a repentaglio dai dati sulla raccolta differenziata, che, come noto, ad Arezzo, così come in tutta la Toscana del Sud, non sembrano affatto decollare. Siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo del 70%. Qualsiasi scenario virtuoso sembra dunque messo a rischio da questo dato ineluttabile. Lo stesso piano regionale di cui prima accennavo, ma la stessa normativa nazionale e europea, prevede comunque di arrivare a una percentuale di raccolta differenziata che doveva essere già stata del 65% al 2012, al 31 dicembre del 2012. È chiaro che la politica di incentivazione alla raccolta differenziata, con un porta a porta spinto, tariffazione puntuale, cioè paghi per quello che produci in maniera indifferenziata, deve essere sviluppata al massimo. È evidente che occorrono degli impianti che riutilizzino, che permettano il riutilizzo, il riuso e il reimpiego nel circuito produttivo della materia prima seconda. È chiaro che se la raccolta differenziata non viene spinta al massimo, quindi con un porta a porta sia per le utenze domestiche che non domestiche, in modo tale che possa arrivare al 70%, che quindi ha una notevole dose di purezza, è molto più pura la raccolta differenziata porta a porta, che poi alla fine, come molti studi dimostrano, maggiore è la raccolta differenziata, maggiore è la purezza della raccolta differenziata, maggiore è il recupero del rifiuto e minore è il costo pro capite della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, perché evidentemente lo smaltimento viene a costare meno. È chiaro che, come dice la Regione Toscana, che ha stabilito nel proprio piano di raggiungere al 2020 il 70%, bisogna fare di tutto per arrivare a questa percentuale, in modo tale che si possa giungere poi alla dismissione nel 2022 non solo dell'inceneritore di San Zeno, ma anche di altri impianti che sono anch'essi obsoleti, tipo quello di Montale a Pistoia.